società la chiama che oggi ci dà, e costruire dei percorsi di ragazzi che tirino fuori le loro capacità e soprattutto la loro motivazione. Ecco, questo è l'aspetto motivazionale, è importantissimo. Cioè noi dobbiamo capire che i ragazzi di oggi, come dicevo prima, hanno parte di quegli stimoli, e se noi scuola, noi agenzie formative, non teniamo a loro qualcosa che venga da dentro, che venga proprio dal desiderio di fare, di sperimentare, ecco, questi ragazzi noi non li portiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo mettere in campo queste risorse, noi come docenti, noi come dirigenti scolastici e tutti quelli che seguono proprio nella formazione dei ragazzi. Quindi io avrei tantissime cose da dire, ma ci sono altre relazioni e vorrei però esprimere mio personale e della nostra scuola, per quello che l'APES e per quello che si diffondono direttore e presidente del Centro Bello Vulcano ha fatto per i nostri ragazzi e che continuano a fare con una passione incredibile. Quindi siamo in tanti, questo è un segnale molto importante, siamo in tanti a seguire l'APES e a credere che abbia scelto la strada che sta vicino alle scuole. Quindi grazie. Fatti salvi i programmi di carità
dai locali. Buona parte dei programmi che sono di grande livello, tutto lo Stato, ma dobbiamo ammettere che ci sono dei programmi crescenti nel mercato. Spazzatura, programmi diseducativi, antipedagogici. È vero? Quante volte abbiamo assistito ad alcuni spettacoli, programmi, quiz, pettegolezze in diretta, linguaggio blasfemo, scemo, è vero? Allora, noi, attraverso il giornale della qualità, sia cartaceo che proprio, attraverso la parola, il dialogo, dovunque, a Roma, in altre città italiane, anche adesso, andiamo ripetendo incessantemente che i palinsesti, i siti, dovrebbero essere un pochino rettificati, e cioè minore spazio ai spettacolari, scemenze, e maggiore spazio ai programmi con alta valenza educativa. Pensate, così consigliere la RAI fino a 20 anni fa. Fatta questa premessa, quindi da un lato famiglia e scuola che si sforzano di creare cittadini di domani, poi troviamo un'azione controcorrente, demolitrice, diseducatrice da parte di c'è, non tutta la alcune livelli, alcune trasmissioni che non divertono, non agiscono i patrimoni culturali. Non hanno che fare una cosa, ma distruggono nella psiche del ragazzo, soprattutto di noi, ragazzetti di 15-16 anni, quello che a scuola è famiglia. La prorogativa è stata eliminata, non si può chiudere, la prorogativa si allinea allo scopo di ideazione, apparentemente, quindi è solo un aspetto ormai fondamentale. Invece noi diciamo, facciamo dei conti di formazione, perché per esempio il turismo, se è fatto in certo modo, è formazione a tutti i livelli, perché noi chiediamo che ci sia una preparazione della classe prima, che va a studiare la capitale, lo spazio di vari aspetti, poi una visita sul posto dove i ragazzi stessi che hanno studiato spiegano quello che hanno, quello che vivono agli altri ragazzi, quindi dobbiamo studiare un aspetto particolare del territorio, e dopo c'è una visita, quindi un lavoro di una direzione e che effettivamente è una cultura e che possiamo allineata a quello che era una volta per tutti. Quindi questa è un'idea per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda invece l'ambiente, noi teniamo che l'ambiente sia noi e quindi conoscere e rispettare l'ambiente significa conoscere e rispettare gli altri. E quindi se noi con un'attività ludica, sportiva, a plein air, che sono quelle che il ragazzo ama, quindi fa un piacere, riusciamo a fare con i ragazzi, noi abbiamo raggiunto il nostro cuore. Quindi, sempre agganciando il quello che ho detto il professor Salvetti, è mai pensare che il fatto che muore un altro fatto, ma perché è contrario, non può che sono scelto per i ragazzi. Quindi non esiste la lezione frontale come una volta. Deve essere al centro di tutta la nostra attività formativa il ragazzo, lo studente. Perché è lui l'attore del progetto. Il docente deve dare l'input, l'input su una qualcosa, su una materia, su un argomento, perché è lì che poi dopo si può inserire e far capire, magari spiegare delle cose che non sa. Però è solo l'input deve assecondare quello che il ragazzo può fare. Quindi la cosa importante, come per esempio convengono a un mondo come questo, e poi tenere l'attenzione. E quindi tenere l'attenzione non è facile, bisogna trovare il modo che l'uditorio gradisca quello che si dice, che è una cosa che gli interessa. E quindi bisogna trovare l'argomento giusto. L'argomento giusto è
capire quali sono le cose che piacciono ai ragazzi, cosa che si può, cosa che vorrebbe fare, e da lì partire. Questo lavoro di formazione che facciamo da 30 anni a livello nazionale, abbiamo preordinato degli interventi formativi, cioè noi diciamo che è giusto che l'insegnante che fate i nostri corsi che durano minimo 4 anni, sono 150 ore di aggiornamento effettivo, abbia riconoscimento, quindi alla fine del leader che ha un diploma di specialista in che cosa? Nei progetti per esempio sul turismo, nei progetti sull'educazione ambientale marina, quindi il mare, l'educazione dell'ecologia marina, oppure sull'educazione ambientale. Perché quando un insegnante finisce questo iter, è giusto che l'amministrazione scolastica sappia che nella propria provincia, nella propria regione, soprattutto nella propria scuola anche, c'è un insegnante che ha tutte le carte in regola, nel senso che svolge un progetto su una certa tematica, perché si è formato, quindi sa quale sono le regole, come si fa l'organizzazione, come si svolge per tutte le attività. Questo è quello che è importante, cioè, se si ha una preparazione, è giusto che la preparazione specifica, è giusto che poi venga affrontata dalla scuola. Penso che in maniera molto sintetica ho detto un po' chi siamo e come lavoriamo. Quello che però non ho detto è la mia gioia di vedere tante parti di tanti colleghi che da tanti anni stanno svolgendo progetti, attività formative con noi, eccetera. E quindi questo mi fa molto piacere e mi collabora nell'idea che possiamo andare avanti e che siamo sulla strada giusta. Adesso passo la parola al professor Luca Tipponi, che è il presidente dell'Istituto Europeo della Formazione ed è anche presidente del Parlamento Europeo, e parlerà in questo momento di Comunità Europea. Grazie a tutti voi, a tutti voi, grazie per l'invito. Io cercherò il mio progetto su l'aspetto un po' secondo il mio occhio per le questioni dell'Europa, delle politiche comunitarie. Io quest'anno faccio 20 anni di Europa, quando si stava attuando l'Europa nel 1992, e è sicuramente un tema molto caldo, a tutti i livelli, anche perché adesso non si vuole, molti i partiti politici fanno leva sull'Europa, tutti vengono dalla giacca all'Europa, quindi non molti altri. Allora, il mio avviso è un po' anche necessario conoscere alcuni aspetti che legano l'essere dei cittadini, europei, sicuramente degli italiani, poi anche dei cittadini europei, dato che parliamo comunque di un'unione, quindi di un'unione di Stati con la propria identità. E nello Stato tutti noi, a mio modo di vedere, essere in modo più consapevole, dobbiamo essere più consapevolmente europei, quindi noi stessi e poi tutti gli utenti lo devono essere di più ancora per quanto aspettano anche gli altri, perché per aspettare le cose noi bisogna essere consapevoli, bisogna fare le cose. Comunque i temi sarebbero moltissimi da trattare, ma io potrò fare una sintesi anche giornalistica, se vogliamo, volete anche con la propria, e poi lasciare anche spazio per chi sono. L'aspetto cruciale è la problematica del XXI secolo, che è appunto che si nota da questi anni, da questo momento, da qualche anno fa fino al 2020 sarà cruciale, sia per tutti gli Stati Uniti. Perché c'è un momento di fortissima conflitto e conflitto che anche di dinamica a livello geopolitico, cioè c'è una nuova formazione delle dinamiche
Allora, il nostro premio si chiama Orse d'Oro. Come mai abbiamo scelto questo personaggio che è famoso, diciamo forse uno dei più amati da tutti? Perché questo personaggio, questo personaggio medico, ci fa pensare a qualcuno che è sempre alla ricerca di qualcosa di più, vuole dare di più, vuole fare qualcosa che ancora non ha fatto, qualcosa di nuovo. Quindi c'è questo anello di sapere, di fare e di conoscere. E questo è il motivo per cui noi il nostro premio lo chiamiamo Orse d'Oro, perché viene assegnato ogni anno a quel personaggio, a quella personalità che si è distinta in modo particolare negli anni per sviluppare una sua attività che deve essere al servizio di tutti e magari anche al servizio dei giovani della scuola, che è il tema dell'argomento dove noi lavoriamo in modo particolare. Però chiaramente chi lavora per la scuola forse è fra quelli che lavorano di più per la società, perché i giovani di oggi saranno i domani. Quindi se c'è un settore che cura i giovani, quello è un settore importante per il futuro della nostra società. Quindi io adesso volevo dire ancora una cosa, che quest'anno, come vedete, c'è una novità, nel senso che noi l'Orse d'Oro ne abbiamo sempre dato uno ogni anno. Quest'anno è diventato tre, sono diventati tre. Perché? Perché l'Orse d'Oro è uno. Poi diciamo a chi lo assegniamo. Però noi abbiamo ritenuto cosa molto interessante, utile, importante, premiare qualche altra personalità che è impegnata sempre in questi fini. Quindi c'è l'Orse d'Oro, che è quello classico, e poi ci saranno due segnati per come con l'Orse d'Oro speciale, che è appunto questa novità di questo. Allora, il primo premiato lo conoscono tantissimi, tantissimi amici vanno di qua, è il dottor Sigismondo Mangialardi, che è un imprenditore turistico che si è impegnato in modo particolare per l'attività con i giovani. Io volevo solo dire due cose, che lavora esclusivamente con le scuole, un operatore turistico che lavora solamente con le scuole da 20 anni, collaborando con l'ARPE, è una cosa quasi unica. E chi lavora con le scuole lavora in torre, come tutti sapete, insegnanti, è molto difficile lavorare con una scuola che non con un qualche studio. Quindi questo è uno dei suoi vanti particolari che tutti riconosciamo, non solamente io come presidente. E un altro aspetto fondamentale è quello di da sempre di aver voluto in maniera costante, fortissima, lavorare per far conoscere e valorizzare culturalmente e turisticamente la sua terra di origine, dove poi ha le sue strutture, che è la Basilicata. Ecco, questo è il motivo fondamentale per cui noi diamo questo premio. Però se permetti, io ti leggo la mia e quindi a quell'etica intesa come etica del servizio, vissuto come una vera missione di dedizione all'interesse pubblico. Bravo. Viene
viene attribuito al signor, adesso la parola è difficile, è Abed al-Sadr, che è l'ambasciatore dell'Iraq presso la Santa Sede. Nella sua veste istituzionale di ambasciatore ha sempre mostrato grandissimo interesse per il mondo giovanile e per le sue problematiche, indicando nel processo educativo e quindi anche nella scuola il vero e fondamentale obiettivo dello sviluppo di una società a livello globale più giusta e più aperta alle diversità. Nella sua attività di rappresentante di Stato si è impegnato, grazie alle sue doti eccezionali, umane e professionali, per la promozione del concetto di pace e fratellanza tra tutti i popoli, al di là delle diversità religiose, di razza e di cultura, favorendo molte diverse occasioni di incontri e di iniziative anche sulle tematiche artistiche. Lascio l'organizzazione, lascio la parola all'interprete, a tradurre la sua parola, che secondo me era bello sentirla in arabo, perché il suo arabo classico è molto bello, non lo sentite facilmente né nei canali televisivi né altrove, perché il suo arabo è veramente bello da sentire. Vabbè. Nella tradizione, però la tradizione sempre viene di meno, però il contenuto è quello che è. Spettabili amici, buonasera. Siamo oggi qui riuniti in un'atmosfera di vitalità e di gioia, in segno di apprezzamento per gli sforzi compiuti da questo piccolo gruppo sinceramente impegnato nel diffondere l'amore, nel creare la speranza, per comunicare la cultura del dialogo e della comprensione tra i popoli, le religioni e le culture, per allontanare dal nostro mondo in crisi ogni sofferenza e spartimento di sangue. La nostra ambasciata, in tutte le proprie attività svolte nel corso degli anni passati, si è sempre ispirata ai contenuti della tolleranza predicata per le religioni celesti, che più volte il Santo Padre ha sottolineato. Grazie.
cultura e la professoressa Maria Laura D'Amica, e quindi tutti ci sono arrivati, ci sono arrivati per questo impegno della nostra scuola. Adesso abbiamo previsto qui di andare, andiamo tutti nella terrazza qui della campanella.